Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi faccio la recensione di queste quattro cover. Allora, questa vi ho già fatto la clip e quindi ve la metto adesso. Allora, questo pezzettino di recensione ve lo faccio così alla veloce. Stasera volevo provare a mettere questa cover, l'ho indossata un po' e ho notato che praticamente la mela è appiccicosa e attira un sacco di polvere, quindi questa qui è bocciata. Mentre per queste tre io le promuovo tutte. Sì, attirano tanta polvere, però diciamo che calzano bene con il telefono. Ma adesso andiamo nello specifico. Allora, partiamo da questa cover qua. Non trattiene le impronte. C'è la scritta iPhone e ha dei bei colori. E la stessa cosa. Però non posso dirlo di questa cover qua. Questa qui le trattiene le impronte. Forse anche questa qua le trattiene, ma essendo che il tessuto è bianco si vede un po' di meno. Però tutto sommato promossa questa, anche questa qui. Diciamo che non si vede tanto, non si vedono tanto le impronte che trattiene. Però sì, tutto sommato è promossa. Non ho dovuto mettere colla né niente, come per altre cover di AliExpress era successo. E niente, io ho detto questo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Raga, mentre montavo il video mi sono accorta che non vi ho fatto la recensione su questa cover, quindi ve la faccio adesso così alla veloce. Stesse cose delle altre cover. E la mela non è appiccicosa. Le ditate però qui non si vedono più di tanto, quindi ottima anche questa.